Dopo due vittorie consecutive, il Fano non riesce nel debutto casalingo di mister Cappellacci a conquistare il Trist tra le mura amiche contro il Pineto. 0-0, secondo pareggio consecutivo per gli abruzzesi dopo la precedente sconfitta con Porto d'Ascoli. Prima azione pericolosa per i padroni di casa al quinto, con un tiro di Antezza alto sopra la traversa. Pochi minuti dopo, il numero 10 Granata ci riprova ancora, para Mercorelli. Si affaccia il Pineto al decimo con Minnozzi, alto. 14esimo, ancora gli ospiti, Pezzotti tira, palla ribattuta dalla difesa dell'Alma, arriva Cardella che non concretizza. Al 15esimo, l'azione più insidiosa del primo tempo per il Fano, con un tiro di Licaxiu da fuori area, un bel gesto di Mercorelli che riesce a mandare la palla in angolo. Al 25esimo, gli abruzzesi reclamano un calcio di rigore per un contatto con Mininkleri che resta a terra, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Mister Cappellacci effettua due sostituzioni, al 26esimo esce Del Rosso infortunato, entra Esposito. Due minuti più tardi, fuori Russo per Gualtieri. Nel mezzo un'incursione di Casolla che serve la palla al centro dell'area, ma i suoi compagni non concretizzano. Scocca il 40esimo, il Pineto si fa vedere dalle parti di Staffestas con una punizione di Minnozzi che viene respinta dall'estremo difensore Granata. 5 minuti di recupero, ma non succede più nulla nel primo tempo. Nella ripresa, dopo appena un minuto, per il Fano l'azione più ghiotta della partita, con un clamoroso gol sbagliato da Antezza a porta quasi vuota, dopo un precedente tiro di Tortori dalla destra ben parato da Mercorelli. Al 52esimo, cross di Ricci dalla sinistra, ma non trova nessuno. Due cambi per il Pineto, in campo Ciarcelluti ed Esposito, per Minnozzi e Mininkleri. Inizia a piovere al Mancini. Al 60esimo, tiro di Licaxiu alto sopra la traversa. 5 minuti dopo, cross di Zanolla. Vavassori arriva di testa, ma non inquadra la porta. Al 70esimo, incursione di Ciarcelluti che si allunga troppo e Staffestas sblocca la palla. Altro cambio per il Pineto, entra Baldinini per Pezzotti. Poco prima del 90esimo, gli abruzzesi sfiorano il gol. Cross di Della Quercia, Esposito a botta quasi sicura, ma il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere Granata. Ci sono 3 minuti di recupero, esce Esposito per Serges, ma non succede più nulla, finisce 0-0. È stata una partita che insomma noi temevamo, perché ripeto, c'era da vedere qual era la risposta di questa squadra dopo che comunque la partita scorsa si era vinta, però ecco, magari la forza e il valore di quest'altra squadra era di un altro livello, quindi in fondo non è che abbiamo sfigurato, potremmo fare molto meglio, dobbiamo chiaramente migliorare anche la condizione di ritmo di gara, quindi anche, dipende anche da allenarci, magari migliorare anche nella quantità e nella qualità dell'allenamento anche fisico, perché poi ecco, magari a volte diamo la sensazione che potremmo giocare meglio, poi invece giochi male, perché comunque forse anche la stanchezza non ti fa ragionare, non vedi cose in mezzo al campo evidenti, anche perché insomma, le giocate poi verrebbero facili quando tu hai un po' più ritmo. È stata una partita soffertissima, perché abbiamo giocato secondo me con una squadra forte, una squadra buona e organizzata. È stata una partita giocata a viso aperto, il primo tempo l'hanno giocato loro dal mio punto di vista, il secondo tempo, una volta che abbiamo cambiato modulo, diciamo, abbiamo trovato più una quadratura, abbiamo anche rischiato di vincere, però penso che il risultato sia giusto, è normale. L'unico rammarico è che dopo 10 minuti penso ci sia un rigore netto su Mininkleri e per l'ennesima volta, diciamo, non ce lo danno. Però dobbiamo andare avanti, adesso sappiamo che è un periodo così, un periodo difficile, dobbiamo essere consapevoli che oggi è stato un risultato positivo in un grande campo e contro una squadra forte, dobbiamo reagire subito e pensare subito alla prossima.